chiama solo di Vittorio. Giuseppe Di Vittorio contadino, nato in Puglia, figlio di braccianti, nei campi a lavorare da bambino, un quaderno sempre tra le mani, i risparmi per un vocabolario, cercavo ogni parola sconosciuta, la voglia di capire, la voglia di sapere, lo accompagnarono per tutta la strada, sono gli anni in cui nasce il sindacato, con quell'idea di rivoluzione. Le camere del lavoro, difese a caro prezzo, è l'Italia vergognosa del ventennio, e mille, mille lotte al fianco dei lavoratori, in quelle storie raccontate in bianco e nero, affogati di miseria, ma sempre con la cinghia stretta, ma la schiena di quel popolo era dritta. Diceva che nessuno dovrà mai più morire per un po' d'olio ed un pezzo di pane. Era un figlio del bisogno, un figlio della lotta, visione laica della Costituente. Nei fatti di Ungheria e dell'Armata Rossa disse con forza a Togliatti segretario, tra i carri armati russi e gli operai ungheresi, il sindacato sta di fianco agli operai, e su quel treno da Lecco fino a Roma lì stato a Ruth con le bandiere rosse, ogni fermata era una veglia con la gente che piangeva, l'ultimo abbraccio ad un grande sognatore. Quanta miseria, quante dritte, quante lacrime e ferite, siamo pieni solamente di ferite. Per l'onestà a cui abbiamo rinunciato, per ogni passo indietro, per ogni compromesso, non abbiamo imparato dal passato, ma riposa pure in pace e non ti preoccupare, verrà presto una nuova primavera, un canto in lontananza, via sempre più forte, un nuovo giorno di pane e libertà. Grazie infinito.